La Trafile San Paolo nasce nel 1966, non fondata da me, ma da tre persone diverse. Uno è Albino Anossi, carissimo amico, poi Chiesa Angelo Ismaele e Citerio Dino. E si sono messi a trafilare tubi in acciaio inossidabile. Dopo due anni, purtroppo, l'azienda non decollava. Io all'epoca collaboravo con le acciaierie e ferrerie del Caleotto e avevo una trafileria Monza che stava lanciando il prodotto che nasceva allora, lo stampaggio a freddo, cioè la deformazione plastica a freddo dei prodotti per i mezzi di collegamento. Sono viti, bulloni e tutto quello che gira intorno. Chiesa e Vanossi mi hanno invitato a vedere un po' la situazione della sua trafileria. Dopo circa un mese mi hanno detto se volevo collaborare con loro. Io avevo una certa esperienza nel campo dello stampaggio a freddo, perché dal 67 al 63 andavo in Germania per altri scopi, però vedevo anche le aziende che facevano lo stampaggio a freddo, che erano molto più avanti rispetto a noi. E da lì è partita la mia avventura nello stampaggio a freddo. Quando sono arrivato in San Paolo ho deciso di ampliare la cerchia, mettendo i forni di ricottura, allora a Pozzo. La partenza era su un capannone di 600 metri, è un terreno di 1800. Oggi la San Paolo ha 8000 metri di coperto, 21000 metri di terreni industriali. Questa è praticamente la nascita dell'azienda, che è sempre andato avanti progredendo, fino ad arrivare ad essere il 40% del mercato nazionale per stampaggio a freddo. A questo punto io inserissi anche in mercati molto importanti. Nel 1989, in aggiunta ai forni a pozzo, abbiamo installato il primo forno a campana. Oggi noi abbiamo a disposizione 18 forni che nel 2015 hanno trattato termicamente con trattamenti di coalescenza, oppure globalizzazione, oppure isotermica, 48000 tonnellate di acciaio. Bisogna dire anche che occorrevano, per essere sul mercato e entrare in certi mercati così impegnativi, essere certificati. Nel 1990 ci siamo certificati con la ISO 9000. Nel 91, per poter avere ancora accesso a altre aziende, l'automotive e altri, la 9002. Poi, attraverso una brillante idea di mio figlio Tiberio, nel 92 abbiamo pensato di installare le pelatrici da matassa a matassa, cosa non molto semplice perché devi mantenere le tolleranze. Comunque, dopo qualche esperienza negativa, siamo arrivati a una soddisfazione che oggi ci dà. Diciamo che oggi noi produciamo su tre macchine, partendo dal tondo 8 fino al 42, circa 350 quintali al giorno di questo prodotto qua, e siamo gli unici a produrlo. Certamente questo va in un mercato molto sofisticato. Cosa vuol dire? Che chi deforma a freddo questi prodotti qua deve garantire al suo cliente, e qui entriamo senz'altro nel campo automobilistico, nel campo dell'aeronautica, è ovvio che ogni passo avanti che si faceva si entrava sempre in un mercato più complicato, anzi più esigente per essere preciso, e le certificazioni dovevano proseguire in base a ciò che il mercato, che i clienti chiedeva. Abbiamo lavorato nel campo Oil Marine, Aerospace, nel campo degli molifici, quindi acciai ad alta resistenza sostanzialmente. E questo è un po' il quadro di tutta la conduzione fino al 2014, quando il socio ha deciso di mettere sul mercato le sue quote. D'accordo con la mia famiglia, abbiamo ritirato il 100% delle trafilerie San Paolo. Io lì dentro ho messo la mia esperienza. Io non sono nato come trafilatore, sono nato come meccanico. Sono arrivato alla metallurgica Trafilati nel 1948 come attrezzista e poi alla fine ho preso in mano l'azienda fino a diventare direttore. Quindi tutti questi anni mi hanno dato l'opportunità di capire cosa ottenere delle persone che lavoravano, metterli in condizioni migliori di lavorare, sapere ascoltare tutti anzitutto, perché io devo dire una cosa, devo confessarla. Per quanto uno ne sappia tanto,
anche dall'operaio più umile impara qualcosa tutti i giorni. Io di queste cose qua ne ho fatto tesoro. Perché vorrei concludere dicendo questo. Un uomo può essere in gamba come vuole, può avere tutta l'intelligenza, la voglia di fare, ma senza buoni collaboratori, buone maestranze, non va da nessuna parte.